Iscriviti alla seconda edizione delle Olimpiadi Italiane della Saldatura. La manifestazione è aperta a tutti, con eliminatorie nei nostri centri in tutta Italia. La finalissima sarà a Genova, nei nostri laboratori nel mese di marzo 2013. La premiazione durante le giornate nazionali di saldatura a maggio, davanti ai 1.300 partecipanti. Per tutti attestato di partecipazione e per i primi tre di ogni categoria, trofeo olimpico e premi in denaro. Chiedi informazioni e la scheda di partecipazione all'indirizzo che troverete in sovraimpressione e buone Olimpiadi. Buongiorno, vi diamo il benvenuto al TG Saldatura Flash, anteprima dell'agenzia di stampa Saldatura Flash di mercoledì 7 novembre. In prima pagina l'articolo a cura dell'ingegner Michele Murgia, dirigente IS e responsabile divisione formazione. Robotica e automazione nei processi di saldatura, quali alternative ai processi convenzionali? Questo è il tema dell'atteso appuntamento convegnistico IS che si svolgerà a Milano il 27 novembre. Organizzato dall'Istituto Italiano della Saldatura e SIRI, Associazione Italiana di Robotica e Automazione, con il supporto di Anasta. A quasi 2 anni di distanza dall'ultima manifestazione organizzata nella specifica materia, IS e SIRI rinnovano una collaborazione ormai storica, proponendo un nuovo evento tecnico dedicato all'automazione e all'impiego della robotica in saldatura. Il quadro dei relatori, evidenziati nell'articolo, riteniamo faranno di questa giornata l'evento di maggiore rilevanza organizzato ultimamente, un'occasione da non perdere. All'interno dell'agenzia di stampa di questa settimana è possibile trovare il programma dettagliato e la scheda per partecipare. Per ulteriori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa manifestazioni tecniche del nostro istituto. Sempre in prima pagina l'articolo a cura dell'ingegnere Rosario Russo, responsabile IS delle attività di supporto alla ricerca finanziata. Conosciamo meglio il progetto europeo Welltrain. Tal progetto, che avrà inizio in questo mese di novembre, è della famiglia dei progetti di formazione professionale Leonardo da Vinci. Lo scopo di questo nuovo progetto mira a dare risalto all'importanza riconosciuta a livello europeo e internazionale delle tematiche relative alla tutela dell'ambiente e della salute e sicurezza sul lavoro, secondo le norme EN-ISO 3834 e ISO 14001. Nell'articolo si parla dei principali obiettivi e principali risultati del progetto. Ricordiamo a tutti coloro che desiderano ulteriori e dettagliate informazioni in merito ai progetti europei Leonardo da Vinci, cui il nostro istituto è coinvolto, che è possibile seguire l'intervista dell'ingegnere Rosario Russo e dei funzionari IS che collaborano con lui cliccando sul canale Ospiti in TV e scegliendo l'intervista dal menu a destra del video. Per ulteriori informazioni trovate in sovraimpressione i riferimenti di contatto. Parliamo di appuntamenti fieristici in programma e ricordiamo che dal 15 al 17 novembre, la prossima settimana, il quartiere fieristico di Piacenza ospiterà TT Expo, la seconda edizione della mostra convegno sui trattamenti termici, dei metalli e tecnologie collegate. TT Expo è un appuntamento dedicato agli operatori della filiera dei trattamenti termici, settore industriale che comprende figure altamente specializzate nella gestione di impianti e macchinari, nell'uso di tecnologie e mezzi di trasporto specifici e che comprende servizi e certificazioni particolari. TT Expo offre una ricchissima giornata vetrina espositiva e un articolato programma di convegni e approfondimenti. Saranno allestiti 2 forum, uno dedicato all'industria e uno alla ricerca, che vedranno impegnati i massimi rappresentanti del mercato internazionale e importanti istituti di ricerca. Al centro dei dibattiti e della mostra saranno le nuove tecnologie, i mercati e le nuove frontiere del settore. Il calendario di eventi in programma a TT Expo prevede anche workshop aziendali in cui si presenteranno tecnologie di ultimissima generazione. Di assoluto rilievo l'articolato e ricco programma convegnistico. In programma ricordiamo l'appuntamento di venerdì 16 alle ore 14.30. L'ingegnere Luca Costa, responsabile attività formazione teorica del nostro istituto, sarà il relatore del convegno che avrà come oggetto l'evoluzione normativa dei trattamenti localizzati. Il tema
evoluzione della normativa e riferimenti internazionali per l'esecuzione dei trattamenti termici localizzati. Ricordiamo a tutti gli interessati che la partecipazione al convegno è gratuita. Potete trovare ulteriori dettagli in merito alla mostra a pagina 9 di Saldatura Flash oppure consultando il sito ufficiale. Concludiamo con questa notizia la nostra anteprima. Potete trovare ulteriori dettagli in merito a quanto evidenziato consultando l'agenzia di stampa numero 502. Vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima settimana.